quelli che coltivano specialisti nella marijuana, ritengo sia la persona più competente che abbia ascoltato nell'arco di oltre 30 anni della mia carriera di magistrato. Ruotava attorno alla perizia e alle non comuni competenze agronomiche di Emanuele Mancuso, rampollo del casato di 'Ndrangheta di Limbadi, la complessa organizzazione dedita alla coltivazione e allo spaccio di marijuana sgominata dalla squadra mobile di Vibo Valentia con il coordinamento della DDA. L'operazione Giardini Segreti ha portato così all'esecuzione di 18 misure cautelari, 8 delle quali in carcere, 9 domiciliari e di un obbligo di dimora. 39 complessivamente gli indagati, 26.000 le piantine di marijuana sequestrate nell'arco di un'indagine portata avanti per 3 anni dalla mobile di Vibo, che riscontrando analogie nelle tecniche di produzione e gestione delle piantagioni, si è messa sulle tracce dei responsabili come se avesse a che fare con un serial killer, giungendo infine al vertice di un'organizzazione in grado di incamerare 26 milioni di euro a raccolto per almeno 3 raccolti a piantagione. Indagini che hanno trovato pieno riscontro proprio nelle dichiarazioni di Mancuso, recentemente divenuto collaboratore di giustizia, e che hanno consentito inoltre di chiudere il cerchio sulle fonti di approvvigionamento della materia prima, risalendo al sito empatia.com, dal quale il trentenne di Nicotera acquistava all'ingrosso semi in gran quantità con una falsa partita IVA, rivendendone poi una parte ad altri coltivatori, come un grossista qualunque. Chiuso il sito, sequestrate 18 rivendite degli articoli legati alla cannabis in tutta Italia, emerge dalla piega dell'indagine un uso criminale della tecnologia, non solo gli acquisti online, ma anche i sistemi di irrigazione all'avanguardia e addirittura droni per controllare la maturazione delle piante e presidiare il territorio. È il primo significativo contributo alla giustizia che parte dal neocollaboratore, un banco di prova sulla sua attendibilità che, secondo il procuratore Gratteri, il giovane Mancuso ha superato a pieni voti. Questa indagine vi dimostra la grande facilità, le maglie larghe della legge che consentono la possibilità di aprire questi siti internet, di avere questi negozi che vendono marijuana light e poi gli sfasci che crea l'uso sistematico di marijuana nella testa dei giovani. Questa indagine colpisce la capacità imprenditoriale e la modernità della famiglia Mancuso, la capacità di fare acquisti online, la capacità di controllare tramite droni gli appezzamenti di terreno dedicati alla coltivazione e questa è anche l'opportunità di sfruttare una manodopera offerta da extracomunitari. Ecco, questi tre elementi li ritengo simbolici e sintomatici della loro grande capacità criminale e imprenditoriale. Nell'ambito dell'indagine sono state sequestrate circa 26.000 piante, che erano il frutto appunto di 6 piantagioni distribuite su tutto il territorio di Vibo Valentia. E da queste 26.000 piante si sarebbe potuto appunto, diciamo il valore in termini di dosi e a livello economico era di o superiore ai 26 milioni di euro. Stefano Mandarano per la CNews 24. Io avevo morito a bomba, no che altro. I citi che non nescio, io non nescio, ma si nescio. Con spregiudicato disprezzo, Rosaria Mancuso si rivolgeva direttamente ai carabinieri. Era il giorno del suo arresto, proprio mentre i militari della Benemerita si apprestavano ad accompagnarla nel carcere femminile di Reggio Calabria, subito dopo la notifica del fermo di indiziato di delitto spiccato dal procuratore Nicola Gratteri e dal sostituto Andrea Mancuso. Incurante che gli uomini del colonnello Magro avrebbero annotato tutto, imprecava contro Sara Scarpulla. Per Rosaria Mancuso era chiaro il concetto: non doveva morire Matteo Vinci nell'attentato terroristico mafioso consumato a Limbadi il 9 aprile, doveva morire sua madre, Sara. È un particolare che emerge dall'ordinanza del GIP distrettuale Francesco Zampaoli, che accogliendo la richiesta della procura antimafia di Catanzaro ha lasciato in carcere, oltre a Rosaria Mancuso, anche il genero Vito Barbare e la figlia della donna Lucia, per il concorso in veste di mandanti nell'omicidio di Matteo, e ha lasciato in carcere anche il marito di Rosaria Mancuso, Domenico Di Grillo, per altre contestazioni di reato. Secondo il GIP, alla luce degli elementi acquisiti dai carabinieri di Vibo Valentia e dalla DDA, gli indagati intendevano organizzare un nuovo ed ulteriore attentato contro quella donna, Sara Scarpulla, che non esitò a puntare l'indice sui Di Grillo Mancuso e contro suo marito, Francesco Vinci, sopravvissuto miracolosamente alla deflagrazione che ha ucciso suo figlio Matteo. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Ho paura, sì. Ho paura perché adesso me ne vado di qua io.
Me ne vado, da settimane me ne vado. Già la prossima settimana lascerà la sua abitazione nel quartiere Aranceto Raffaele Lagonia, padre di Antonio, presidente della società sportiva Catanzaro Nuoto, che la notte tra giovedì e venerdì ha visto ridotta in cenere la Peugeot 106 parcheggiata sotto casa. Verso le 3:20, 3, è venuta la polizia e mi hanno detto che abbiamo bruciato la macchina. E allora poi sono affacciato, ho visto che c'erano i vigili del fuoco. Dopo aver spento il rogo, i vigili del fuoco non hanno rinvenuto nessun elemento che possa confortare l'ipotesi dolosa. È stata ugualmente stilata una notizia di reato sulla base delle dichiarazioni rese dal proprietario. 3 macchine bruciate e diverse intimidazioni. Ho paura per me, ho paura per la mia famiglia, perché comunque questi atti qua sono degli atti vili. Ci sarà sicuramente e ci saranno gli inquirenti che stanno facendo un buon lavoro e spero che da qui a poco si arriverà ad una risoluzione dei fatti. Spetterà adesso agli investigatori e alla magistratura accertare se l'incendio dell'autovettura sia da collegare ai vari esposti che il presidente della Catanzaro Nuoto ha presentato in procura per denunciare presunte illegalità nella gestione della piscina comunale e provinciale. Io sono forse l'unico, non lo so, che ha denunciato delle cose. Questo perché l'ho fatto? Perché non permetterò mai a nessuno di togliermi la possibilità di fare sport. L'indagine scaturita dalle denunce e affidata al sostituto procuratore Graziella Viscomi ha per ora portato all'iscrizione sul registro degli indagati dell'ex assessore comunale allo sport Giampaolo Mungo, accusato del reato di concussione. Luana Costa per la CNews 24. La domanda arriva a sorpresa da farle un suo sostituto, Stefano Musolino. Qual è il suo grande desiderio per questa provincia, per l'ufficio che è chiamato a dirigere? Bombardieri non ha esitazioni. Non me ne vado presto. A Napoli c'è il procuratore di Napoli. A Milano c'è il procuratore di Milano. Non capisco perché Reggio Calabria non ci fosse il procuratore di Reggio Calabria. Il mio comunque lo interpreto come un servizio, di questo posso stare, ne sono sicuro e posso garantirlo a tutti quanti. È un incontro denso di segni tangibili, quello vissuto nel cortile della Chiesa degli Ottimati di Reggio Calabria per il movimento Reggio Non Tace. Un appuntamento caratterizzato dal ricordo di Patrizia Romeo, fra i più attivi membri del gruppo, prematuramente scomparsa. Protagonista indiscusso è il capo della Procura Regina. Il suo impegno è concreto, le sue parole nette, anche quando si rivolge ai cittadini. C'è necessità di combattere la 'ndrangheta culturalmente. E in questo il vostro apporto è essenziale. Il lavoro che fate come associazione, come gruppo di cittadini, come società civile, è importantissimo. Nel corso della serata vengono consegnati gli attestati agli imprenditori entrati a far parte del circuito Reggio Libera Reggio, ossia coloro che si rifiutano di pagare il pizzo. Nessuno si volti dall'altra parte, rimarca Bombardieri, in un clima di grande fiducia per la Reggio che vuole finalmente liberarsi dal gioco mafioso. Consolato Minniti per la CNews 24. Di autogiustificazione. Il sindaco Mario Occhiuto proporrà al Consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria al prefetto Gianfranco Tomao in procinto di lasciare Cosenza dopo aver trascorso 5 anni nella sede del capoluogo Bruzio. Sarà destinato alla prefettura di Livorno nell'ampio calendario dei saluti istituzionali intrapreso da quando nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri, come da prassi, ha disposto il suo trasferimento. Il prefetto Tomao è stato ricevuto a Palazzo dei Bruzzi per un ringraziamento ufficiale del primo cittadino, della Giunta, del Presidente del Consiglio Pierluigi Caputo e di un'ampia rappresentanza di consiglieri e dirigenti comunali con i quali ha spesso interloquito in merito a questioni non facili. Tra quelle affrontate e risolte, ha ricordato Occhiuto, c'è stato anche lo smantellamento del campo Rom sul fiume Crati, un interlocutore diventato nel tempo un testimonial di positività per Cosenza. Già nello scorso mese di novembre l'amministrazione aveva conferito la cittadinanza onoraria ad un altro prefetto, Raffaele Cannizzaro, predecessore dello stesso Tomao. Nei prossimi giorni sarà avviato l'iter procedurale. Prima di congedarsi, il rappresentante di governo ha lasciato un breve messaggio sul libro d'onore del comune a ricordo della intensa esperienza trascorsa in Riva al Crati. Salvatore Bruno per la CNews 24. Per quanto riguarda queste questioni all'interno della maggioranza, ritengo che se alcuni consiglieri trovano spazi diversi da quelli da dove sono stati eletti, io non credo che sia Scalzo, sia Sergio, che il consigliere Neri guardino in altri posti. Penso che staranno sicuramente nel centro-sinistra.
Il consigliere regionale della sinistra, Giovanni Nugera, minimizza quanto sta avvenendo all'interno del centrosinistra in consiglio regionale, dopo la decisione di Giuseppe Neri, Franco Sergio e Antonio Scalzo di uscire dai gruppi di appartenenza per formare Moderati per la Calabria. Si dice convinto che i tre rimarranno nella maggioranza e che il governatore, Mario Oliverio, avrà modo di terminare la legislatura difendendo a spada tratta l'operato della sua giunta. Io penso che il lavoro che stiamo facendo come maggioranza sia un lavoro importante per la Calabria. Il presidente Oliverio ha fatto degli interventi veramente strutturali che negli ultimi 20 anni questa regione non ha mai visto. Per citare il completamento della diga del Menta, i 500 milioni di euro sulla linea ferroviaria, la nuova legge sul trasporto pubblico locale. Riccardo Tripepi per la CNews 24. La prima l'ho fatto io a 40 anni e la seconda a 50. La forza è stata anche la consapevolezza che la mia vita era finita. Entrare in comunità 50 anni dopo aver fallito già una volta, entrare in una comunità di recupero da alcol e droga quando si è già nonni, ma l'unica vera compagnia che si è avuta accanto per più di 30 anni è stata quella delle sostanze. Ho fatto una terra bruciata nel mio passato, ho perso attività, ho perso famiglia, ho perso moglie, ho perso figli e avevo perso anche la mia vita comunque. Nella comunità terapeutica Fandango i pezzi sono tornati pian piano al loro posto e Giovanni sta vivendo le ultime battute di un percorso che lo porterà poi a vivere da uomo libero. Che oggi mi sento di aver acquistato un po' la mia vita, i miei figli, le cose che comunque pensavo di avere perso. Ma non solo, Giovanni sta facendo volontariato, dandosi agli altri ritrova se stesso. Mi occupo di bambini, mi sono sempre piaciuti, io ho due nipoti, ho due figli e due nipoti, sono nonno di due bimbi. E quando vedo questi bimbi con chi faccio volontariato mi rendo conto anche di quando i miei nipoti hanno bisogno di un nonno. Anche i miei figli di un padre comunque. So che ancora sono a metà strada, però ecco, prima mi era finita, invece ora era iniziata a percorrerla questa strada. Tiziana Bagnato per la CNews 24. È in affanno il settore del mattone in Calabria. Il dato emerso dal rapporto sull'industria delle costruzioni presentato da Ancia Catanzaro alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno. 10 anni di crisi che ha portato il nostro settore ad perdere in pratica oltre il 40% della forza lavoro e oltre il 40% addirittura delle imprese nel nostro settore. A questo hanno concorso purtroppo il momento congiunturale che è stato prima di carattere internazionale che ha inciso sul nostro settore, ma abbiamo pure scontato un problema di incapacità di spesa da parte della pubblica amministrazione a tutti i livelli. Alla disponibilità delle risorse poi per il presidente Ancia Calabria non corrisponde un'adeguata programmazione e progettazione, un'incapacità dovuta ai limiti delle pubbliche amministrazioni e alla burocrazia. C'è un problema gigantesco di procedure amministrative, è necessario modificare in tempi rapidi il codice degli appalti, è necessario a livello nazionale anche snellire tutte quelle procedure burocratiche che arrivano in pratica a fare impiegare dal momento in cui si pensa un'opera, dal momento in cui si realizza, dai 4 ai 15 anni addirittura quando si parla di un grande intervento. Il rapporto che evidenzia una lieve crescita del numero dei lavoratori nel settore, pur rimanendo molto bassi rispetto al passato, registra un segno meno anche per quanto riguarda il settore privato. Un severo crollo si registra nei finanziamenti destinati alle imprese di costruzione. Un crollo addirittura anche nel settore privato del 90% ai mutui edilizi, in pratica la possibilità di fare nuovo sviluppo immobiliare. Si deve intervenire in tempi rapidi su quelli che sono i colli di bottiglia, modifiche normative e creare delle task force che dal punto di vista amministrativo riescano a mettere mano ai blocchi nella spesa pubblica. Rossella Galati per la CNews 24. Trovarsi immersi nella preistoria tra tirannosauri, brontosauri, triceratopi e velociraptor. Chiudere gli occhi e riaprirli catapultati nel futuro con un salto di 300 milioni di anni. A Cosenza si può. Una città bella da vivere anche d'estate, vitale, affamata di cultura, spettacolo, musica e teatro. Una città da abitare come se fosse la propria casa, ma senza né muri né tetti.
così all'aperto tra le tante iniziative promosse dall'amministrazione comunale. Una città invasa da eventi che regala sorrisi. Bello, bello, dopo tanti anni finalmente Corso Mazzini si può vivere al meglio. Mio figlio impazzisce per i dinosauri e quindi siamo venuti. Siamo tutti contenti di questa nuova attività quasi frenetica della città. La vedo più vivace, anche culturalmente, soprattutto culturalmente, che è la cosa che forse mi interessa di più. È bello perché comunque rinnova la città in un senso positivo e propositivo. Quindi noi cosentini cresciamo insieme a questo belvedere e cerchiamo un attimino di migliorarci anche noi come persone a livello culturale, dai, insomma stiamo facendo qualcosa di positivo. Invasioni, stagioni d'estate, questo è il nome della 5 giorni, voluta fortemente dal sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, sempre più promotore di un modello di città a misura d'uomo, aperta, viva 365 giorni all'anno, bella, fondata sulla propria storia ma proiettata verso il futuro. È una società che si ritrova e che si appropria anche di spazi che sono spazi condivisi. Quindi la festa come elemento di coesione sociale e di condivisione anche di alcune attività, di alcuni spazi della città è fondamentale. Queste sono le aspirazioni più nobili e più importanti degli uomini, non sono solo quelle funzionali. Abbiamo visto che le città organizzate solo sulle funzioni sono fallite, cioè abbiamo alle spalle un secolo di urbanistica cosiddetta funzionale, cioè i luoghi solo per le case popolari, i luoghi per i centri commerciali, i luoghi per le fabbriche. E quella è una città che non funziona, è come se noi avessimo tanti scatoloni e mettessimo dentro tutte queste funzioni. Quella non è una città, cioè migliorare questi spazi non vuol dire migliorare soltanto da un punto di vista fisico la città, ma vuol dire migliorare la vita e la qualità della vita delle persone che vivono la città. Vuol dire per Alessio Bumpasso per la Cinesi 24. Dottore Gallucci, il reparto di ortopedia dell'ospedale di Soverato è a rischio chiusura. Il reparto non chiuderà anche perché la mia azienda ha investito moltissimo sull'ospedale di Soverato e sta investendo moltissimo sull'ospedale di Soverato, ma il giorno 19 ha pubblicato un nuovo avviso di mobilità interregionale a cui spero risponda qualcuno, specialista in ortopedia. Come si è arrivati a questa grave carenza di personale? Si è arrivato a questo momento tragico perché alcuni colleghi vincitori di concorso hanno preferito non rispondere positivamente alla nostra richiesta. Erano risultati idonei al concorso 6 unità specialisti in ortopedia. Dunque al momento quali sono le prestazioni garantite dal reparto di ortopedia di Soverato? La realtà è che in questo momento noi garantiamo ai pazienti bisognevoli di prestazioni ortopediche in ambulatorio e in emergenza le prestazioni. Non garantiamo il ricovero presso questa struttura, ma devo precisare che l'ospedale di Soverato fa parte di una triade di ospedale dell'ASP e quindi le prestazioni di ricovero vengono garantite dall'ospedale di Lamezia. Nei casi più gravi il paziente viene comunque valutato dal pronto soccorso, dal medico pronto soccorso, che ha il consulente ortopedico presente H24. Dopodiché, se le condizioni cliniche del paziente sono gravi, viene trasferito attraverso ambulanza del 118 all'ospedale di riferimento, che può essere Lamezia, come ospedale fratello dell'ospedale di Soverato, oppure all'hub di riferimento, che è il Pugliese. Noi ci siamo e ci rimarremo sempre nell'ospedale di Soverato con le prestazioni di ortopedia. Rossella Galati per la CNews 24. Da qualche giorno i boschi della Sila sono presidiati anche da un contingente di carabinieri a cavallo, composto da 7 unità alloggiate in località Cupone di Camigliatello. Si tratta di militari del 4 reggimento giunti sull'altopiano su richiesta del comando provinciale di Cosenza. L'idea è quella di rafforzare il sistema di sicurezza in ambito provinciale, avvalendosi della componente specialistica del reggimento, che è in grado chiaramente di garantire servizi di perlustrazione in aree impervie, aree rurali che non sarebbero in altro modo raggiungibili a piedi o con i mezzi in dotazione all'arma territoriale. I servizi perlustrativi stanno interessando in modo specifico il territorio dei comuni di Spezzano della Sila, Casale del Manco, Longobucco, Montaltuffugo, Acri, Bisignano e poi Rossano per la parte costiera ionica e Cetraro per quella tirrenica. L'obiettivo è di incrementare i servizi a prevenzione del, per esempio, del fenomeno degli incendi che tanto ha interessato la provincia
nell'anno appena trascorso, o ancora valutare eventuali piantagioni illegali che in questo periodo possono essere chiaramente rinvenute in zone impervie, e chiaramente fare un lavoro anche di squadra per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali. Da Cosenza per la CNews 24. Buone nuove per la viabilità provinciale crotonese. L'ente intermedio ha recuperato alcuni fondi regionali FSC 2000-2006, circa 3 milioni di euro, da destinare a tre diversi lotti di intervento sulle strade provinciali. Lo ha comunicato il presidente Ugo Pugliese insieme al vice e sindaco di Mesoraca Armando Foresta e ai consiglieri Renato Carcea e Gernano Le Rose. Saranno interventi che si estenderanno in lungo e in largo per l'intero territorio provinciale. L'intervento principale riguarderà la strada del Petilino, per la quale l'ente ha richiesto alla regione un altro 1,5 milioni di euro. Si tratta di un'opera che serve l'area del Marchesato, iniziata nel 2004 e ancora non conclusa. Lunedì riprenderanno i lavori. Quella è la cosa più importante, perché intendiamo portarla a termine per la scadenza obbligatoria, che è marzo 2019, intendiamo non fermarci più, iniziare e portarla a termine, perché rientra in quel piano di viabilità, ma soprattutto di concetto di avvicinamento tra i comuni. Chiaramente siamo sul pezzo del megalotto 6 della 106 e tutte le altre zone di Belvedere Spinello, Roccatineto e via discorrendo. Stiamo recuperando altre risorse, 570.000 euro già appostate su altre schede del Ministero, e un altro 1,3 milioni dovremmo riuscire a recuperarlo a ottobre. Da Crotone per la CNews 24. Ha fatto tappa al Diving Center Frogman Team di Briatico, l'iniziativa del gruppo paolano Onlus, sott'acqua insieme per vedere il mare. Un progetto sportivo che permette a persone non vedenti e ipovedenti di scoprire il fascino delle immersioni subacquee. Una realtà tutta calabrese, nata a Paola nel 2008 dall'incontro tra il presidente provinciale dell'Unione Italiana Ciechi Giuseppe Bilotti e l'istruttore e formatore sub Piero Greco. Spesso la subacquea per disabili visivi veniva, la didattica subacquea per disabilità visive veniva approntata da istruttori vedenti, e siamo arrivati dopo 5 anni a produrre insieme degli istruttori ciechi che aiutavano i ragazzi nelle vasche dei bacini delimitati nelle piscine. Un'esperienza entusiasmante per un gruppo di persone diversamente abili che rientra nell'ambito di un progetto che ha visto la realizzazione dei segnali tattili della subacquea, che sono entrati a far parte del manuale della Federazione Nazionale. L'istruttore, la guida, l'assistente che è con lui in quel momento pigia sul polso dell'allievo. L'allievo risponde autonomamente pigiando sul polso e quindi confermando l'ok. Se non fosse così, prenderebbe l'indice dell'istruttore, della guida, dell'assistente e farebbe il segnale di no. Un progetto di formazione sportiva d'eccellenza, partito dalla Calabria e che suscita grande interesse anche a livello internazionale. Da Briatico per la CNews 24. Si è chiusa con meritato successo per le qualità artistiche espresse, per la dovizia organizzativa e per tutto il trasporto emozionale emanato dall'ottima musica, il Calabria Blues Passion 2018, 16° Memorial Marco Fiume. 2 giorni di musica nel contesto dell'Anfiteatro Rino Gaetano, nel cuore del lungomare Sant'Angelo di Rossano. 4 concerti con altrettanti artisti e band che hanno proposto brani personali e rivisitazioni dei grandi bluesmen come B.B. King e Ray Charles, sotto l'impeccabile direzione artistica di Maria Giulia Sorrentino, tutti nel ricordo di Marco, il chitarrista calabrese scomparso nel 2002 in un incidente a Santa Monica, in California. Non sapevo del significato di fondo del festival, quando ho capito il significato di questa manifestazione dedicata ad un grande artista che non è più tra noi, mi sono sentita pienamente coinvolta. È un gesto molto bello e sarei molto lieta di poter partecipare anche nelle future edizioni. Mi sono sentita molto partecipe. È una passione molto omogenea allo spirito di questo festival, che infatti nasce dalla passione
di Marco abbastanza ambivalente tra blues e jazz. È piuttosto sorprendente intanto l'affluenza, quindi una risposta che di questi tempi è abbastanza appunto sorprendente, ma anche incoraggiante, insomma. Giusy De Luca per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La CNews 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La CNews 24, la Calabria che fa notizie.